riserva perché non va bene? Allora, no, sto un po' rispondendo alle domande, appunto. Domanda di riserva, sì. Domanda di riserva. Cosa hai cucinato oggi a mezzogiorno? È Ciao per lei Valeria, la ben... domanda? È per lei la domanda? No, è una nostra amica qui, Ah. a cui ho detto come va oggi, lei mi ha detto, hai la domanda di riserva? Gli ho detto, cosa hai cucinato oggi? Scusa, sono arrivata un po' tardi. Tranquilla, ben arrivata Valeria. Grazie infinite. Allora, come va? Lo chiedo anche a Allora, te. hai una domanda di riserva? Cosa hai mangiato oggi? Però se te lo dico, svelo il segreto, per cui te lo racconto dopo, dai. Va bene. Allora, Valeria, per tutti i nostri amici che si sono già collegati, allora aspetta, riso, rucola e speck del tuo libro. Grazie, grazie mille. Giulia è un'affezionata amica che ci siamo conosciute tanto tempo fa. Grazie, ti aspetto di nuovo, Giulia. Abbasso un po', scusa, perché magari Allora, disturbo anche un attimo. è più complicato trovare l'inquadratura giusta che cucinare. Come Oggi. va così? Perfetto. Benissimo, benissimo. Ascolta, come possiamo presentarti, Valeria, oltre che essere una grande amica nostra? Beh, fondamentalmente è una grande amica vostra. Poi sono una nonna come secondo ruolo, una nonna che non ha avuto figli, quindi con un amore incredibile per questi bambini che comunque è come fossero veramente i miei nipotini. Poi come hobby sono dentista perché il mio lavoro mi piace moltissimo e anche sono una food blogger, un pochino in decadenza perché negli ultimi tempi ho avuto problemi familiari con il mio papà che è anziano e ho potuto seguire meno. Però in questo periodo in cui le case di riposo sono chiuse riesco a dedicarmici un po' di più. Un Infatti po' mi di più. scrivono bentornata. Allora, o se scendi a Napoli ci vediamo là. Assicurato, Giulia. Allora, infatti stanno scrivendo che Valeria è un'ottima dentista, perché tu appunto hai questo tuo blog che si chiama Pane per i tuoi denti. Quindi sei riuscita a mettere nel titolo del tuo blog sia la tua professione, ma anche appunto il tuo hobby, che entrambi potrebbero essere l'uno e l'altro, hobby e lavoro. Ma ti dirò, Ilenia, che quando ho scelto quel titolo lì, quel nome lì, il Pafu, che ormai conoscono tutti, che è il mio amore, mi ha preso un po' in giro perché mi ha detto è di una banalità estrema. Invece, il tecnico che mi segue il blog a livello informatico mi ha detto che è stata un'ottima scelta perché sia pane che denti vengono cercati parecchio, per cui... In effetti, insomma, ho fatto bene a scegliere pane per i tuoi denti. Poi lo sentivo come mio, per cui... Era tuo, punto. Era lì che aspettava Punto. te. Allora, ascolta Valeria, come prepariamo oggi? Allora, ho già parlato del mio Pafu. Il Pafu è di origine trentina, io sono veronese. Però, a forza di andare avanti e indietro dal Trentino, sto diventando un po' trentina anch'io. E ho imparato a fare i tortelli di patate, che sono tipici della zona di Cles, che è quella da cui è originario, e che sono delle specie di frittatine con pochissimo uovo e tante patate, un pizzico di farina, un pizzico di sale, che vengono usate al posto del pane, se vogliamo, insieme a formaggi, la loro morte è sicuramente il gorgonzola, anche se non c'entra niente col Trentino, però va benissimo, Bene. oppure con formaggi come il Vezzena, oppure con lo speck, proprio con quei gusti tipici. Tra l'altro, però, ci sono anche delle verdure che si servono abitualmente insieme ai tortelli di patate e sono queste, le ho già preparate. Due sono queste, si riesce a vederle? Vado a Non collocarla tantissimo. tutta.
Ok. Sono un cavolo cappuccio tagliato sottile, spesso aromatizzato con quegli aromi un po' tedeschi, fagioli bolliti, a volte anche con la cipolla. Io ho aggiunto le patate, questa era una cosa che faceva la mia nonna, le patate bollite insieme ai fagioli. Ciao Mattia, Ciao la Mattia! salutando tutti, ma soprattutto Emi, ciao Barbara! Eria, ciao Ilenia, ciao, ciao. Barbara. Allora, cominciamo. Allora, gli ingredienti come abbiamo detto adesso. Allora, perdonami, faccio una parentesi. Mattia non dico niente, dico solo ciao Mattia, ma ci saranno delle sorprese prossimamente, Mattia Poggi. Quindi state a corto, come si dice a Napoli. Allora, ingredienti semplicissimi: patate, come abbiamo detto, olio, sale per chi vuole, del pepe, farina e uova. Aspetta, che devo ricordarmi, no, è da questa parte che le devo mettere. Sai che io ho la mania, no, da sinistra verso destra, però devo vedere lì. Ok, così. Alla fine metto l'uovo. Passo Allora, aspetta che da allontano un po' la mia camera così riusciamo a vedere, poi eventualmente mi avvicino se dovessero esserci delle domande, che così appunto riuscite a vedere anche il piano di cottura. Ma Allora, vuoi che io ti dica come mi sono organizzata per vedere le domande? Noti che io non mi devo avvicinare al telefono. no, come hai fatto? Perché Scusa. ho preso, mi sono preparata, tu da lì non lo vedi, l'iPad, mi sono fatta un altro account con l'altro account, perché non riuscivo ad andare con due dispositivi sul entrare appunto nel mio account. Me ne sono fatta un altro, per cui sull'iPad io vedo, io seguo la tua diretta e vedo le domande, solo che ogni tanto qualcuno mi sfugge, per cui se non saluto Posso degli amici. dire che, cioè, hai una marcia in più, sei organizzatissima, tu sei effettivamente la classica, cioè, dentista molto molto lige, tutta super ordinata. Ti ricordi quella volta che sono arrivata con le fotografie? Delle cose da preparare. No, guarda, assurdo, veramente. Allora, Valeria, noi ci siamo prese, perlomeno io mi sono presa avanti e ho già sbucciato le patate, le ho messe in ammollo appunto con una ciotola di acqua fredda. Io ho Allora, fatto come la nonna Carolina, invece, le ho pelate, lavate e messe in uno strofinaccio. ok, posso farlo anch'io allora? Certo, posso far vedere questi due dispositivi, questi due attrezzi tipici trentini che sarebbero quelli da utilizzare col tortello di patate, ma che noi non utilizzeremo perché mica tutti ce li hanno in casa e Cosa ci sono sarebbero? anche tanto comodi. Riesci a vederlo? Questa è una grattugia con dei buchi giganteschi. Sì? Con questa si grattugia e diventa una specie, la patata diventa una specie di pappetta. Magari poi provo con una, così vediamo la differenza. E questa è la pentola di famiglia che mi è stata regalata da mia cognata ed era tutta nerissima perché era proprio la teglia che si utilizzava per i tortelli di patate. Io da buona donna pratica, l'ho portata dal lucidatore, l'ho fatta lucidare e ce l'ho appesa. Però è un ricordo di famiglia e tra l'altro la nonna Anna Maria ero molto legata, quindi è una cosa Fantastico. che. Ma ascolta, ma Ehi, con ciao quale Ale, mio fratello, Ilenia! come? Alessandro De Rossi, mio fratello. Ciao, ciao fratello. Allora, Ok. procediamo, Valeria. Io naturalmente sono leggermente un po' più moderna e utilizzerò il mio Kenwood con il disco per, vi faccio vedere, per andare a tagliare le carote alla julienne, però quello è leggermente più grosso Sì, come spessore. anch'io adopero i fori più grossi. Io ti farei solo vedere un pochino di patata per evitare di grattugiarmi le dita, che come dentista magari non starebbe neanche tanto bene. E poi vediamo la differenza. Ah, volevo far vedere anche questo. Questo è un regalo della Martellato.
Ma non c'è oggi? Ciao, Spererei di sì, Cathy! vero? Mi ha appena scritto. Arriva, Allora, mi lo sai che è sempre in ritardo. Allora, io arrivo vado da a toccare. te. Allora, io provo a grattugiare come farebbe il Papu. Ascoltami, Valeria, Scusami. queste patate, una volta che sono state grattugiate, devono perdere un po' di acqua o è normale che la tengano per poi Ma ti dirò, creare sto una sorta di facendo. colla? Scusami, Lenia, ti sono saltata sopra la voce, perdonami. Facendo così, tenendole dentro nello strofinaccio, non è che perdano tantissima acqua, secondo me. Quindi cioè, è Poi. bene che non la perdano? Scusa? È bene che non venga persa tutta l'acqua, perché in questo caso poi aggiungendo anche la parte di farina fa una sorta di colla e la fa tenere tutta insieme, Sì, no? anche. Ok. Allora io vado a frignare, eh. Scusami, sono sorda, perdonami. Allora, Elenia, riesci a vedere la pappetta? Aspetta che mi avvicino. Vedi che è proprio, dov'è? Vedi che è Sì. Ok, proprio una pappetta come le mele grattugiate? quindi si possono fare in due modi. Sì, però serve proprio questa grattugia. Questa grattugia la si trova a Clés perlomeno dal Ferramenta, che è un Ah, Ferramenta ok. storico che si ricorda del Paffu da piccolo, quindi. Perfetto. Allora io mi assento un attimo e frullo, eh. Ok, frullo anch'io. Non ti sento più, ci sei? Frullato anch'io. Trasferiamo tutto in una ciotola. Perfetto. Certo, allora togliamo questa roba qua. Naturalmente ci sono delle patate particolari alle quali noi potremmo ottenere un risultato migliore. Bella domanda. Allora, il Papu dice che si, io continuo a citarlo, non perché sia succube del Papu, che è una ricetta loro questa. Allora, lui dice che comunque anche delle patate bianche normali possono andare bene, però noi abbiamo visto che le patate amorosa della Val di Gresta ci hanno dato i risultati migliori, non che nelle Dove si ricette che abbiamo letto. trova questa zona, Valeria? Allora, Diciamolo. la Val di Gresta si trova a nord del lago di Garda. È una valle abbastanza piccola, poco abitata perché ci saranno 1.000 abitanti. È una valle che è considerata l'orto biologico del Trentino, in quanto ha delle caratteristiche climatiche, non diventa mai troppo calda e l'inverno non diventa mai troppo fredda. Per cui la verdura, le patate e anche la frutta hanno delle caratteristiche eccezionali. Noi a volte andando in su passiamo appunto da quella zona e ci fermiamo a comprarle. Allora, per chi per esempio fosse della mia zona, invece, secondo Sì. me le patate di Rozzo potrebbero essere le patate ideali, che è sull'altopiano di Asiago, più o meno, per Anche lì capire sì, la zona. ci Sì, sono sono. molto, molto asciutte di pasta bella soda, Io perfette per adesso il forno. mi sto servendo adesso con la scusa che siamo chiusi in casa. Da bravi anziani abbiamo incominciato a farci portare a casa la spesa e sto scoprendo un mondo nuovissimo per me. Per esempio, c'è questa azienda agricola qua di Verona, posso fare il nome? Si Che chiama sì. Loretta, è un'azienda biologica
che mi ha portato una cassetta di verdura che era una cosa spettacolare. Io abituata che gli spinaci li compro surgelati, per cui per me hanno la forma del cubetto, sono rimasta esterrefatta. Il problema è che non sapevo che prodotti fossero, per cui scrivi alla mia amica Paola, per favore Paola, che cos'è questo? Mandale la foto. Comunque veramente sto scoprendo un mondo completamente nuovo, come per esempio un'altra azienda agricola con cui mi sono trovata molto bene qui a Verona, è la Corte che produce formaggi. E sono un po' di giorni che praticamente mangiamo solo formaggi e il mio colesterolo ringrazia. Ecco, ci dicono per esempio Antonella Grillo che anche Esatto! anche la fola rossa, la Ciao! fola è rossa. Antonella Grillo è una delle mie compagne di liceo. Ecco. Allora, intanto benvenuti a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento. Noi stiamo facendo i tortei, tortella di patacque, che è una ricetta appunto trentina in questo caso. Serviranno solamente patate, uovo, farina, naturalmente olio, sale e per chi desidera un po' di pepe. Allora, una volta frullate le nostre patate. Frullate, anzi ridotte a julienne, quindi questo è più o meno il risultato. Ok, ecco c'è allora da Loretta, frutta e verdura bio da Eia! Loretta, è presente anche lei. Hai visto? Quindi Ciao se qualcuno Loretta! nella zona di Verona volesse servirsi appunto da questa azienda agricola, ben venga, frutta e verdura bio da Loretta. Io vorrei veramente potervi far vedere la foto di quella cassetta. È Allora, una cosa una. Dimmi. la pubblicherai sul tuo profilo e così Sì. appunto tutti vedranno questa meraviglia. Allora, ciao Certo. anche, ciao, ciao. Allora, Vado procediamo. avanti. Tu a che punto sei? Scusami, perché l'iPad è un po' indietro rispetto alla tua immagine Allora, io ho attuale. solamente frullato a julienne le mie patate. Ok. Aggiungiamo un cucchiaio di farina. Le patate sono circa mezzo chilo. Allora, io invece, essendo un po' di più, sono circa 8 etti, Ok. quindi vado con 2 cucchiai. Perfetto, le spolverizzo con la farina. La farina, una farina zero normale, immagino. Sì. È talmente poca poi che non. L'altro giorno ho adoperato, sai, la farina con i fiocchi, quella che contiene i fiocchi di patate, perché dovevo finire il sacchetto e comunque sono venuti buonissimi. Ma Un po' di sì, è sale. importante uscire meno di casa il meno possibile. Esatto. Ok, fatta questa operazione, cosa si fa? Mescoliamo un po' in maniera che la farina si distribuisca su questa julienne, la Ok. farina e il sale si distribuiscano, poi prepariamo il nostro uovo. Hai già anche regolato di sale? Sì, l'ho già messo. E allora vado anch'io, eh. Ecco qua. Mi ricorda leggermente la base del frico Sì, infatti. friulano. Ma poi io non ricordo esattamente, volevo guardarmelo, ma poi mi sono dimenticata. Ci deve essere anche qualcosa di analogo nella cucina spagnola, però Ma non è che giuro sia non me lo ricordo. arepas de non so cosa, le patate, è una sorta di frico comunque. Dovrei Valeria, no, non chiederlo. sparire adesso. Dovrei chiederlo a mio Okay. nipote Marcello, che in questo momento è in Spagna e ci crea un'ansia terribile la cosa, per controllare se mi sta veramente seguendo. Ma secondo me non mi segue. Allora, Stanno tutti, ecco, la tortilla. Le vado? tortine di patate. Valeria, ti stiamo perdendo, eh? Ho sbattuto Grazie, l'uovo, lo Stella. aggiungo. E amalgamo il tutto.
Io posso regolare che con un pizzico di pepe, Valeria? Certo, ma come lo sai anche tu che la cucina comunque è aperta. È come, secondo me la cucina è come la lingua, è in continua evoluzione. Questa associazione a me è sempre piaciuta moltissimo. È vero. Un po' anche come la medicina. Certo. Ecco qua. Allora, Ricetta difficilissima, come potete vedere. Scusami che, tra l'altro, pensavo anche di farne una parte in forno, solo che non l'ho acceso. Sta arrivando, ascolta, eh? Valeria, si può procedere pensando di cucinarle sia in forno ma anche in padella. Ci sono due modalità. La modalità in forno, in questo caso, però presenta una cottura molto lenta, con una temperatura molto bassa. Ci vogliono circa, no, io in realtà il forno le faccio a 240 gradi, Ah, però molto alto, comunque ci quindi. impiega un sacco, ci impiega molto di più. Ah, ok. Avevo capito che la temperatura fosse leggermente più bassa, vedi te? No, sono appena andata a controllare, sai, perché la memoria ormai, eccomi qua. Allora, facciamo vedere. È quello che noi abbiamo ottenuto, quindi è un composto molto lento, non è asciuttissimo. Grazie Stella del tuo consiglio, grazie mille. Allora, mi sembra che le tue sono leggermente più lente. Dovrei aggiungere un po' di farina in più, secondo te? Non le vedo mica. Guardami. Sono più bagnate, sì, delle mie. Sai perché secondo me? Perché tu le hai tenute in acqua, io Ma forse anche il tipo di patata, sai, no. perché questa era la... Anche. Quindi quello che ho trovato, sinceramente... Certo. Allora, sto scaldando. Ecco, in padellina ho fatto tutte le prove. E ho visto che non si deve aumentare eccessivamente la temperatura, mentre in forno puoi tenere una temperatura più elevata, nella padellina devi andare un pochino più delicata, altrimenti si bruciacchiano e sono meno buoni. Ti chiedo una cosa, secondo te va bene una padella così o è meglio una padella antiaderente? Io adopero l'antiaderente, quelle in acciaio non le ho mai usate, per cui non ti Ok, saprei dire. allora filo d'olio naturalmente. Sì, che in realtà mi ha detto il Pafu, spero che non mi stia sentendo se non mi uccide stasera con tutte le volte che l'ho chiamato Pafu, mi ha detto che di olio, sai che quando ci siamo sentite ti avevo detto ce ne va pochissimo di olio, invece ce ne va un po' di più in padella. Ok. Poi, prima di incominciare, sempre ricetta di famiglia, bisogna aspettare e buttare un pezzettino di patata per vedere se frigge. È ancora un po' presto. Procede a cuocere in quale quantità? Cioè, io che ho utilizzato per esempio 800 grammi, faccio in due volte, in tre volte, No, quante? vai in più volte. Allora, a me piacciono piccolini, quelli che mangi su in Trentino avranno la dimensione di un piattino da caffè circa, poco più. Proprio piccolissime. Sì, mentre quando li faccio al forno ne faccio uno unico, avendo cura di tenere un po' più grossi i bordi perché altrimenti quelli si bruciano. Ok. E poi a metà lo giro. Quindi forno a 240 gradi per quanto Io tempo? 20 minuti più 20 minuti, circa 40 minuti. Ok. Poi ogni forno è la Ci pasta. sta. Poi Ok. è comodissimo, Ilenia, è comodissima la pinza per gli spaghetti. Ok, allora la prendo anch'io. Perché la pinza? Così eviti di prendere anche il liquido. No, ma a dire la verità io non ho tanto di liquido, sai. Beh, le mie forse erano proprio patate molto giovani e quindi... E poi vai a dare una forma a cilindro, cioè Guarda, vai a dare una forma di cilindro.
Allora, io non sono brava come te, Ilenia. I miei tortelli di patate sono molto basici e hanno una forma approssimativamente rotonda. Avendo la padella rotonda, mi è venuta anche un po' più grande, ma insomma lo stesso. Allora, abbassiamo e facciamo cuocere per bene, perché altrimenti ci Io, ritroviamo. Ilenia, io per l'occasione mi sono comprata la piastra a induzione perché altrimenti avrei dovuto voltare le spalle, spostare il telefono, eccetera. Per cui non la conosco tanto bene. Io l'ho Ok. messa su 800, non lo so se sia. Allora, io vado e piuttosto di utilizzare appunto, probabilmente tu utilizzi i watt. Io sto utilizzando la fiamma, conosco la fiamma della io ce l'ho 4 Io l'ho girato adesso perché penso, no, riesco ad arrivare a 600. Poi bisogna fare le prove, Ilenia, Esatto. non che ne è banale. Bisogna provare in base al tipo di patata, in base appunto a quello, tutte le varianti che possono esserci. Allora, tu hai una pagina Instagram che è molto molto particolare, molto diciamo Va. attiva, perché tu parti con la fotografia, con una scritta, poi c'è un ingrediente, poi c'è la ricetta finale. Troppo gentile. Allora, vogliamo spiegare il perché di questa scelta? Volevo salutare tutti, ciao. Allora, stiamo preparando il Mi chiedevi il perché della. Ciao Barbara, un'altra Barbara, Kim Boxer, la mia amica Barbara. Se ho saltato qualcuno, scusatemi, ma sono concentrata sulla cucina. Mi manca la Paola, però. Paola, non ti vedo. Paola è la mia amica con la quale ieri sera abbiamo fatto le prove di diretta, per non far figuracce, che io non L'ho avevo la più pallida idea di come si facesse. Tornando alla mia pagina Instagram, l'hai detto tu prima, perché io ho scelto una pagina così, perché sono maniaca dell'ordine e dell'organizzazione. Non mi piaceva vedere tutto questo insieme di fotografie che non avevano una logica, per cui sono. Ciao Paola! Per cui sono passata a questo tipo di pagina, che devo dire mi piace molto e continuo così. Io non so se sto vedendo, non so se io sto vedendo scusami, i messaggi in ritardo rispetto. Allora, adesso l'ultimo messaggio che c'è scritto ciao. Sì, nonna Tita. Poi c'è Allora, Barbara figure. Paola, che è la mia compagna di liceo, che dice figurati se potevo mancare, poverina, sono 2 giorni che le rompo le scatole, grazie. Gli hai fatto ad aprire tu a tutti quanti un profilo Instagram praticamente. Praticamente perché c'è stata Raffaella, che non ho ancora visto, ma sicuramente è già passata, che si è aperta il profilo Instagram. Secondo me l'Antonella, quella che è passata prima, che aveva dato il nome delle patate, non ce l'aveva e se l'è aperto. E sono veramente molto contenta che le mie compagne Bravissime. siano così gentili con me. Ma la sai la storia delle mie compagne di liceo? No. Allora, noi eravamo una classe tutta femminile. Come tutte le classi, esclusivamente. Io il mio lo tiro via prima che mi si cuocia troppo. Ah, aspetta, ho dimenticato di dire una cosa. Quando lo si gira, può essere necessario aggiungere un po' di olio, eh? Certo, sì, è vero. Io avevo abbondato leggermente, quindi a me non serve. L'unica cosa, magari se non utilizziamo una padella antiaderente, quindi è che vediamo che c'è un po' di sofferenza perché si attacca, cerchiamo di fare un movimento appunto rotatorio in modo che appunto si attacchi senza andare a rovinare il tortello. Antonella, ciao Anto, Daniela Emma, non so chi sia.
Che Daniela sei? C'è una Daniela M che mi saluta, però non capisco chi sia. Antonella Basile è l'ex moglie del Pafu. Sai che Ciao, noi non abbiamo tutta pensavo. famiglia allargata. Volevo Grazie dire molto di che. esserci. Allora, volevo dire che tra tutti i nostri ascoltatori oggi c'è anche l'Orto in Tavola che sarà mia ospite domani pomeriggio alle 16, quindi non al solito orario delle 15, ma alle 16, e insieme faremo le piselle in due colori. Dai, bellissime! Ilenia, il solito Pafu, mi ha raccomandato di dirti che se ti serve un dolce della zona di Cles, sono le frittelle di mele. Che buone! Ma il papo adesso di con sé? No, è andato, se pensa a te. Lui, essendo il titolare dell'azienda, può andare, ogni giorno gli cambiano programma, però del resto, poveretti, anche lui può andare nella sua. Ciao Dani! E Daniela è la mia ex cognata, per cui, come vedi, la nostra è veramente una famiglia allargatissima. Dani, grazie di esserci! Comunque, lui è andato in azienda, lui da solo con Luca, con il figlio. E questo capannone da 10.000 metri quadri cercano di inviare del materiale in maniera tale da continuare a far funzionare l'azienda in qualche maniera. Questo Diciamo periodo l'azienda così difficile. cosa vende? Giocattoli, cartoleria, quelli che piacerebbero tantissimo a te, gli articoli di Natale. E anche articoli di carnevale, sotto carnevale, e quelli piacciono moltissimo anche a me. Ti faccio vedere il mio e ti faccio notare il piatto originale della nonna Anna Maria, con l'ornesto Fantastico. d'oro completamente, quasi completamente scomparso. Allora, Che questi meraviglia i tuoi! che hanno questa crosticina che sinceramente, insomma, allora del caffè me la mangerei un tortello, insomma, così. Sono semplicissimi, rispettiamo fatti di viene messo una cucchiaiata di farina e uno o due uova in base alla quantità appunto di patate. Nel mio caso io avevo 8 patate, ho messo 4 cucchiai di farina e 2 uova, sale naturalmente, io ho messo anche del pepe, ok? Io no, perché sono quella dei sapori essenziali. Invece io adoro appunto la parte del pimento secco. Allora, vediamo un attimo qua. E posso, Ilenia, far vedere un attimo come faccio quelli al forno? Sì, vai, vai Perché pure. c'è una tecnica. Allora, intanto una certa quantità di olio ci vuole. Io adopero di Ok. solito queste padelle, mi trovo molto bene con queste teglie ceramizzate, che sono vecchissime, però io mi ci trovo molto bene. Spennello, poi non metto, probabilmente è una cosa che tutti fanno, però io sono convinta dentro di me di averla inventata. Non metto immediatamente l'impasto nella padella, ma metto per qualche minuto la padella nel forno perché si riscaldi. Perché se ci metto le patate sopra assorbono tutto l'olio e poi diventa meno Ok. Ah, buono. che assorbirebbero poi a creare la crosticina antiaderente. Appunto, mi interessava. Allora, Stella, anche io sto Dimmi. a casa, però mi raccomando, qualche patata non serve fare un grande quantitativo. Magari uno, due, tre patate, le vai a pattugliare, le metti con un po' di farina, un po' di uovo, sale e fai questi tortini. Perché tortella alla fine è un tortino. Ciao Cristiana, Epi Kitchen è una mia amica, fa delle foto fantastiche. Guardate, eccola Raffa! Ciao Raffaella, grazie! Fa delle foto bellissime, guardatele su Instagram.
Epicritchen. Abbiamo fatto il corso di fotografia insieme, anzi l'avevamo fatto anche con la Barbara di prima. Io sono quella più scarsa, ormai sono arrivata a fare le foto col telefono, tutto qua. Perché sei pigra. No, è che veramente negli ultimi tempi ho avuto tutti questi problemi e non ce la facevo a seguire tutto. Però in realtà adesso avrei tempo, ma continuo a non seguire il tubo. Sì, allora Aspetta un attimo. Stella, allora volevo dirti Valeria che Stella Talamo ha detto che mi farà stasera i tortelli. Dai, grazie Stella! Allora, Stella, la cosa che mi raccomando è sempre quella di fare una foto, non ti preoccupare, tu fai la foto come tu riesci, magari poi la metti nelle storie o nel profilo e ci tagghi per i tuoi denti Valeria e metti quattro chiacchiere a casa come hashtag. Anch'io li faccio stasera di Paola. Allora, fate tutte Bravo, la Paola, foto grazie. insieme, vogliamo ridere sulle foto, sulle storie, mi raccomando. Bravissimi. Bravo. Grazie ragazze. Allora, Vado come avanti? mi senti? Vai. Vado. Sì. Anche qui mi piace metterli a ciuffetti, poi li stendo, perché se metto giù le patate tutte insieme, finisce che faccio una roba centrale grossissima. Ok. Allora Valeria, posso chiederti una cosa? Allora, Dica. metti caso, noi abbiamo, io a casa, quando si potrà, avrò una cena e decido di fare i tortelli in padella un po' alla volta e quindi, che ne so, Sì. Sì. mi li vado a cucinare il pomeriggio, giusto per non trovarci appunto. Io posso eventualmente poi passarli al forno per Sì, riscaldarli e però rifare la crosta. scusami, perdonami che ogni tanto ti parlo sopra. Perdono molto, andrebbero cotti, però ti insegno un sistema. Potresti insegnarlo a tuo marito, tu stai comodamente a tavola, perché da noi funziona così. Per cui. Sei un po' furba tu, No, è che certe. Guarda, Andrea è veramente un bravissimo cuoco. Cucina poco, fortunatamente, perché altrimenti poi mi costerebbe troppo far pulire la cucina. Arrivo, scusatemi, metto un attimo il tempo perché sennò io mi perdo. Eccomi. I tortelli fa veramente molto bene. Direi che lui è il mago dei tortelli. Io ricordo che comunque a proposito della sua cucina, una volta abbiamo raccolto nel bosco dei funghi, eravamo sicuri che fossero funghi edibili e ha fatto un risotto che era la fine del mondo, veramente. Io non sono in grado di fare dei risotti così. E il risotto, per esempio, con il tastasal, che è tipico di Verona, in famiglia lo fa lui. allora, volevo chiedere ai nostri amici da casa che ci seguono se conoscono che cos'è il tastasal. Me lo scrivete sotto che così vi spieghiamo bene che cos'è questa meraviglia di insaccato, più che salume, un insaccato. No, guardate che però non vale per i veronesi la domanda, eh? Cosa? Non vale per i veronesi la domanda. Beh, certo. Ciao Angela. Allora, il tastasal, sapete che cos'è? Veronesi esclusi da questo, perché è una preparazione tipica. Io non lo conosco, Giulia. Allora, ciao bellissimi dalla nostra Siracusa. Ciao, ciao, ciao. Allora, il tastasal. Siracusa meravigliosa, Allora, grazie. il tastasal è proprio un pesto di salsiccia, che nel tempo, allora non viene insaccata intanto nel budello, ma una volta serviva, e da qua deriva anche il nome tastasal, serviva per assaggiare se andava bene di sale. Semplicemente, quindi Perfetto. tastavano il livello di salatura e quindi si mangia anche a crudo perché appunto si fa un pestato, ma la morte sua è dentro al risotto. Assolutamente, e tra l'altro anche una procedura un po' particolare, perché la carne viene cotta prima,
tanto non lo faccio mica io, lo fa lui. Se volete, trovate la sua ricetta, è fatta esattamente come la fa lui sul mio blog. Come trovate le ricette dei tortei. Ma pensa, mi sa che è la prima volta, Ilenia, che non faccio un dolce. Perché faccio sempre dolci, abbiamo sempre fatto dolci, insieme. Sicura. A parte la prima volta che mi hai fatto unire con le ma a mani nude quella roba piena di aglio, che poi c'erano i miei pazienti che per una settimana hanno sentito l'odore di aglio sulle mie mani. Hai Secondo me ragione. ho sempre fatto, perché poi mi facevi pure anche a due chiacchiere in cucina. Tu mi hai sempre fatto portare due ricette e io naturalmente ho sempre portato dolci. Ma allora ricolleghiamoci a questo discorso, perché tu sei diventata famosissima grazie alla tua torta tigrata. Famosissima è una parola grossa, però la torta tigrata ha il suo perché. Sai che Dai. sono passati 5 anni Da. da quando ci siamo conosciute, certo. Allora, ci racconti questa storia della torta tigrata? Un giorno a Ferragosto, nel periodo di Ferragosto, ero qui che non facevo un tubo e ho pensato di guardare, di sfogliare la cucina italiana. A un certo punto, sulla cucina italiana, trovo una pagina dedicata ai lettori. A quel punto dico: no, se i lettori possono andare in redazione, ci voglio andare anch'io. Penso di averli un po' tartassati con le mail. A parte che ho avuto notevoli difficoltà a trovare anche l'indirizzo email, perché loro ti dicono sì, venite, però in realtà. Poi mi hanno risposto, io ho continuato a tartassarlo finché li ho presi per disperazione e mi hanno invitato. A quel punto mi hanno detto: devi proporre qualcosa. E io non sapevo che cosa proporre. E sapevo, in quel periodo facevo molto spesso la torta panarellina, che è una torta genovese fatta con tantissima farina di mandorle. Ed era una Come torta si molto chiama, buona. ripeti? Panarellina. C'è una pasticceria a Genova che si chiama Panarello e hanno appunto, è tipica questa torta, è tipica loro. Aspetta che mi sono persa. Allora, però non potevo portare la torta Panarellina, sì che simpliciter, per cui ho pensato come modificarla e in quel momento andavano anche abbastanza di moda le torte zebrate. Ho pensato di unire le due cose e devo dire che questo impasto con tante mandorle insieme alle striature del cioccolato aveva veramente il suo perché. È stata una torta molto molto buona che ho fatto praticamente 4 volte alla settimana prima di andare alla cucina italiana. Poi l'ho fatta un'altra volta, due chiacchiere in cucina, poi non gliel'ho più fatta a quel povero uomo perché non ne potevo più. In realtà adesso mi verrebbe voglia di ripeterla, qualche volta mi ci metto dietro. Allora, un'altra torta che è un tuo cavallo di battaglia è la torta russa, che tra l'altro non è di origine russa, ma è di origine veronese. Veronese, Me la puoi bravissima. spiegare? La torta russa è un guscio di pasta sfoglia che all'interno contiene un impasto a base di mandorle e amaretti. Sempre mandorle, io sono un amante della frutta secca. E si chiama, sai perché si chiama russa? No. Forse perché pare che un pasticcere che era su una nave di stanza a Odessa o si fosse innamorato di una ragazza russa o per il fatto che si trovava ad Odessa, avendo inventato questa torta che era molto buona, era molto piaciuta, l'abbia appunto chiamata, l'abbia, l'avesse, le mie compagne di liceo dovrebbero dirmi, sto sbagliando probabilmente congiuntivo condizionale, pare che l'abbia chiamata così proprio o in onore di questa ragazza oppure in onore della città che lo ospitava. È una città, ciao Anto, ciao Manu, sai chi è la Manu? È No. Ma la mia figlia, una dai, che ti... lettera, ciao amore mio, c'è il mio nipotino che mi guarda.
Allora, Stella vorrebbe la ricetta della torta russa, la trova nel tuo blog? Certo che sì, Allora, indicasse ripeti, anche. Valeria, ripeti il sito, il tuo no, il nome del tuo blog per esteso. Pane per i tuoi denti.it. Ecco, lì trovi la ricetta. Ciao Mary, è stata ospite ieri. Ciao! Ti ho vista ieri, bravissima! Mi sa che lo faccio il vostro plum cake Guarda, è salato. buonissima quella torta. Noi l'abbiamo già finita, sai, Mary? E devo Bravissima. dirti, Mary, che sono arrivata tardi. No, non ti preoccupare, ti diciamo quello che stiamo facendo. Allora, sono i tortei di patate, semplicissime da fare. Sono una sorta di frittellina con patate, poca farina e pochissimo uovo. E poi vengono cotte appunto in padellino semplicemente con un filo d'olio. Allora, volevo fare dire a Mary, io ho fatto con l'avanzo dell'impasto, ho fatto i muffin. Lo sai che i muffin sono ancora più buoni rispetto al plum cake? Sono buonissimi. Allora faccio i muffin io al posto del plum Ancora cake. tanto, veramente buone, sì. A casa tua danno soddisfazioni, Ilenia. Poco. Pochissimo. Allora, Streghetta è la mia amica del cuore. Tu puoi fare, Katie, perché sicuramente hai le patate a casa. Allora, prossima volta faccio così. Sì, ti consiglio. Allora, mangiano tutto quello che fai perché è tutto quello che. Allora, io sono molto fortunata perché comunque non sono di gusti difficili, sono tre uomini veramente che si accontentano di qualsiasi cosa, ma che sono dei buon gustai e quindi loro mi facilitano tantissimo il mio lavoro di cuoca, ecco, quindi da questo punto sono davvero, davvero fortunata. Che bella famiglia che hai. Veramente, no, no, guarda. Assolutamente, ogni tanto bisticciamo come in questi giorni perché la convivenza sì, non è proprio facilissima. Allora, anche Katie è tutto questa sera. Katie, mettiti a grattugiare le patate e vai. Certo. Ma infatti queste sono anche quei piatti che sono comodissimi in queste situazioni, perché le patate, un cucchiaio di farina, sale e un uovo ce li hai. Che alla fine è un pasto completo. Che poi stavo pensando, Valeria, che anche mettere proprio dei ciuffetti molto piccoli. Allora, aspetta che vedo cosa scrivono. Nemmeno io ho gusti così difficili, se cucini an tu ancora meno. Hai ragione. Gli ho fatto mangiare anche l'avocado. Le ho fatto. Dai, di patate io le amo. È normale che ci si dica, altrimenti sai che noia. Già. E no, sono io che sono un po' rompiscatole, a dire il vero, eh. E allora, volevo dire che queste specie di tortiglia, chiamiamole così, questi tortei, anche fare proprio dei ciuffetti piccolini sulla padella, possono essere anche degli snack per un aperitivo. Un po' più cotti magari allora, Sì, mettere sicuro. pochissimo che siano proprio croccanti, croccanti. Li ho mangiati in montagna, fatti come dici tu, molto molto sottili. Ecco, vedi. Ottimi. Oppure anche metterli negli stampi da muffin, magari, proprio mettere il ciuffetto nello stampo da muffin. Anche. Dai che facciamo esperimenti sui tortelli di patate. Allora, io ho quasi finito l'impasto e poi ci spalmiamo sopra ogni ben di Dio qua. No, ancora 9 minuti per girare il tortel, per cui non so se riusciamo a vederlo il mio. Quanti minuti Allora, io devo abbiamo? chiedere all'orologio a casa se mi dice che ore sono, perché le dirette d'ora. Quanto? Mancano 7 minuti alle 4. Non ce la faccio, Fabio. 7 minuti alle. Dunque, aspetta. No, sono le 15:50. Sta per finire. Beh, comunque è abbastanza semplice. Direi che fatti in forno sono anche più semplici.
Ma comunque poi le troverete naturalmente sul profilo Instagram del mio appunto profilo Timo e Vaniglia, troverete tutte le schede con ingredienti e procedimento. Valeria è stata precisissima, non potrete assolutamente sbagliare. Grazie, Naturalmente la Caroline. diretta dura per 24 ore, quindi sempre sul mio profilo dura 24 ore, ma abbiamo il nostro amico Marco Metronotte che ci sta registrando la diretta. Grazie. Grande, grande. Ma io posso poi prendere la tua diretta registrata dal tuo amico e metterla Beh, io sulla mia penso di sì, storia? ci stiamo praticamente lavorando per creare anche un canale YouTube per caricarle. Marco, in caso mi fai sapere come devo fare, per piacere? Allora, Adesso ti Susanna parlo. chiede dalla Germania cosa cucinate. Cuciniamo i tortelli di patate. Ti servirà solamente, che anche tu in Germania hai, naturalmente uova, pochissima farina e patate, punto, sale e logicamente un po' di olio per la cottura. Io speravo tanto, ho mandato il link al mio amico portoghese Luis e speravo tanto di vedere un suo messaggio, ma pare che non mi stia seguendo, sono rimasta un po' male. Mio amico Ai, ai, portoghese? Cosa? magari ha avuto difficoltà nella linea perché ci Può sono tanti. essere, può essere. Questo è un amico che io non ho mai visto in vita mia, che ho conosciuto via lettera ai tempi in cui, sai, avevi l'amico di penna, e poi l'ho perso di vista, quando ero al liceo gli ho mandato qualche lettera, poi l'ho perso di vista, non ci siamo più scritti, poi l'ho ritrovato sui social e Ma adesso dai. ci scriviamo ogni tanto. Infatti è stato gentilissimo, mi ha domandato informazioni sull'Italia, è stato veramente. Ciao Emanuela! Emanuela è la figlia della più cara amica di mia mamma. Emanuela, guarda che cosa ho preparato da mettere per far la foto, la riconosci? Questa è una tovaglietta ricamata dalla sua nonna, credo, dalla nonna di Emanuela, Pazzesco. credo. E comunque era stata regalata alla mia mamma, quindi per noi questo ha un valore Valore immenso. affettivo enorme. È bello, Antonella, intendi l'amico? Non è bello. Allora, io volevo dire che l'ultima parte del mio composto è Ti interrompo un leggermente di. attimo, era della prozia. Ah, ecco. Allora, Lucia chiede cosa stiamo preparando, i tortelli di patate. Adesso ti facciamo vedere, questo è il risultato. Patate, uova e farina in pochissime quantità. E la maggior parte appunto è patata. L'ultima parte, Valeria, del mio composto è molto liquido, ma io ce l'ho Sì. avuto tutto, ti faccio una bella frittatina un po' più Ma grande, eh. certo che sì, una frittatina al liquido di patata. No, ma c'è patata, eh! C'è Oh, sì, uovo e no, patata. ma deve essere buona. Mi è tornata fame. Sì, anche a me. Simpatica. Ecco, No, ma guardate, cioè, aspetta. comunque quello che mi chiedevi prima. Questa appunto. No, aspetta un attimo. Bruttissima. Quello che mi chiedevi prima, che cosa ho mangiato a mezzogiorno? Ho mangiato i fagioli e le patate. Mamma, che meraviglia! Dovete prepararle. Sì, assolutamente. Lucia dice no, vabbè. Allora io vi saluto perché Valeria mancano solo 6 minuti e siamo arrivati alla fine. Allora, questi sono i tortelli di patate. Ti prego, assaggiali per noi, già fatto. Allora, Vali, sono bellissime, vedo che le servi con affettati e formaggi, ma cosa c'è nella ciotolina che vedo molto male? Allora, manca pochissimo tempo, vai Fagioli, velocemente. cappuccio tagliato sottile, patate cotte nei fagioli.
Allora io vi faccio vedere questo tortello, lo faccio solo per voi perché non voglio assolutamente che pensiate che queste cose non sono buone. Sono buonissime. Noi ci vediamo domani alle ore 16. Valeria, ciao, grazie. Mettici Alla qualcosa. prossima. Ciao, ciao a tutti, grazie a tutti. Ah, non sono Ciao. cattiva, non sono cattiva. Ciao! Ciao, ciao.